Ho sentito che nel programma che propone Salvini uno dei temi decisivi sarà l'autonomia differenziata. Qui dobbiamo stare attenti. Cosa significa in sostanza autonomia differenziata? Anche la Regione Campania ha chiesto l'autonomia differenziata. Ma per alcuni colleghi delle regioni del centro-nord, autonomia differenziata significa sostanzialmente una cosa: compartecipazione al gettito fiscale. Cioè, per semplificare, alcuni colleghi delle regioni del centro-nord immaginano di realizzare questo sistema: ogni regione compartecipa al 10% del gettito IVA. È evidente che, siccome nel centro-nord la base imponibile, il gettito fiscale è enormemente superiore rispetto al sud, questo significherebbe la condanna a morte per il sud. Già oggi l'inflazione al sud è più alta che al nord. Già oggi le previsioni che fa lo Svimez per il 2023 sono di una crescita economica per il sud di 6-7 decimali al di sotto di quella del nord. Quindi già abbiamo una prospettiva che è complicata. Se vanno avanti su questa idea di autonomia differenziata che propone la Lega, noi avremo un disastro a danno del Sud. Questo è un tema su cui mi permetto di sottolineare l'importanza cruciale delle decisioni che prenderanno gli elettori. Poi, ovviamente, terremo conto di quello che sarà il risultato elettorale, ma è doveroso mettere in guardia da questo pericolo, che è grande.